gara 2 ha detto che le aquile possono volare alto, possono battere anche in casa i campioni d'Italia del Bolzano. Non era mai successo in campionato e portare così la serie sul 2-0, rendendo bollente il ghiaccio del Palavueric, grazie al tifo della Val Canale friulana. A premiare la Generali e la guida tecnica di Tom Pockel è stata la grande prestazione del collettivo, capace di rimontare la rete in apertura di Clair e andare a segno con 4 giocatori diversi, Lutz, Lavrentiev, Ciresa e Guerin. Un segnale importante per una squadra che non vuol parlare di scudetto ma non pone limiti al suo cammino nei playoff. Abbiamo giocato con grinta il nostro sistema che sta funzionando, almeno nelle prime due partite. Si è visto che giochiamo uniti, giochiamo bene insieme, magari sulla carta loro sono più forti, però noi siamo un bel gruppo, lavoriamo al 100% e proviamo a dare il massimo ogni partita, poi quello che viene viene. Adesso siamo avanti 2-0, siamo a metà dell'opera, però non è mai detta perché playoff è meglio delle 7, quindi i giochi sono ancora aperti. Siamo più tranquilli, possiamo giocare tranquilli confronto a loro che hanno la pressione adesso. Anche rispetto al campionato, che cosa è cambiato in queste partite casalinghe contro Bolzano? Non saprei dirti cosa è cambiato, i playoff è un altro campionato e si gioca alla morte. Ora la pressione è tutta sulle spalle delle volpi bolzanine e questo potrebbe essere un vantaggio per le aquile, ma la vera arma in più sembra essere il portiere sloveno di 25 anni, sorpresa del campionato e muro difficile da superare per i campioni d'Italia. Fondamentale a questo punto diventa il fattore campo e la spinta che possono dare i tifosi gialloblu alla loro squadra. Ragionevolmente abbiamo già raggiunto quello che si poteva raggiungere, però si spera sempre in una finale, se lo meritano per essere una squadra agli estremi del gioco, diciamo, dalle nazioni, dalle squadre forti, si meriterebbero anche un secondo posto. Io spero il primo posto, anche se sarà difficile, però lo spirito di vincere, giustamente.